Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, io faccio una breve intro perché adesso vi metterò di seguito la puntata alle Nerazzurri che si è, sapete no, avevo fatto una premiere su Instagram che si è tenuta lunedì dalle 20.30 alle 21.30, dove sarò praticamente, mi hanno chiesto di essere ospite, che io sarò ospite di quella trasmissione tranne lunedì prossimo, ma interverrò telefonicamente, quindi mi raccomando seguitemi perché è una trasmissione secondo me interessante. Poi io ve la metto per l'intero. Quello che mi raccomando è questo: commentate e ditemi se vi è piaciuto e se gli argomenti che sono stati toccati saranno di vostro interesse. Bene ragazzi, io non mi dilungo oltre e vi lascio alla visione della trasmissione. Ricordatevi una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Al bagno di Nerone, lì cosa? Sicché a quello, quell'altro, schiacciatina, schiaccia, e mi è rimasto. Mangiavo proprio. Prese dal bagno di Nerone, lì quella. Avesse pizza. Mangiato solo schiacciatine. No, anche altre cose. Beh, ho piccato dolci, goloso. Molto goloso, schiaccia. Molto goloso. Perché i tortellini alla panna le butteresti via. Senti, io ho anche mangiato po' nulla, quindi smetti con questo. Lo faccio apposta. Con questi argomenti. Lo so che sei un malignante, sei un rispettoso. Si può ridere, si può scherzare ora perché veniamo da questa stupenda vittoria di Monza, proprio dove non c'è. Meno male. Io non mi puoi dire, Claudio, che non avevo detto che ogni partita storia a sé. No, ti avevi detto un'altra cosa. Detto, speriamo di fare punti. Tre punti dovevano essere sulle due partite, erano fondamentali. Certo, no? Sì. E in realtà ne abbiamo fatti quattro. Quattro, sì, sì. Cioè, quindi, con la Salernitana. Ma... E anzi, stavo dicendo prima, Enrico Macchina, prima di venire qui a passare da voi, che insomma lì si poteva avere punti tranquillamente. Sicuramente sì, si poteva avere, mancano anche il punto almeno di Cremona. Se cominciamo a fare la lista di quelle che mancano, sì. diventa dura. Se non c'era qualche uomo nero. Dico una cosa, che forse,
forse, ovviamente. L'uomo nero a chi ti riferisci? L'uomo nero mi riferisco alla giacchetta nera. A parte sulla giacchetta nera ci sono le mie simpatie. Sì, vabbè, a parte sulla giacchetta, sulla giacchetta nera ci sarebbe da aprire una parentesi per tirare le orecchie ai nostri tifosi sui social, perché quando è venuta la notizia della designazione di Abisso, tutti a dire: ah, c'è Abisso, vai, sconfitta sicura. Ha arbitrato in maniera impeccabile. Sì, sì. Impeccabile. Proprio anche in una condizione non facile. Ma forse perché c'era stata già tutta questa polemica precedente, diciamocela francamente. Ma gli arbitri possono essere come giocatori che possano non indovinare la giornata, no? Indovina il giocatore, la può indovinare anche l'arbitro. Comunque, di là di questo, io non volevo dire volevo dire dei 6 punti. Mm. È vero, alla luce delle partite, 6 punti ci stavano, perché il pareggio con la Salernitana grida vendetta, ok? Soprattutto perché l'antepatio di Castori che aveva dato un litro di sangue per batterlo. Comunque, però non ci dimentichiamo una cosa: chi ti dice che l'inizio della partita di Monza non sia stata figlia di quel gol preso al 93esimo? Perché sai, se hai fatto 3 punti, forse lo affrontavi in maniera diversa. Invece Pisa, cioè, voglio dire, con la carica agonistica diversa questo, perché te avevi subito un torto, tra virgolette, non dall'arbitro, ma un torto per come è andata la partita, no? E quindi avevi una voglia di rivalsa tale che ti ha fatto sì che tu sei rimasto, premesso che, come diceva il buon vecchio padre di Fusignano, certe partite si preparano da sole, perché se te vai a incontrare il Monza ci vai con una concentrazione tale che non è come quando incontri un Ascoli, un Pescara o un Entella qualunque, insomma, ecco, questo è in dubbio. Però poi trovate anche il gol subito. Sì, però a differenza di Lecce, non voglio fare paragoni con Lecce, perché a Lecce te trovassi il gol al primo minuto su un regalo, gentile concessione dello stop lì, non mi nemmeno come si chiama, del Lecce, che sbagliò un stop veramente ridicolo, e stavolta invece te li sei costruiti bene gol. Esatto. Poi stavolta c'è da dire te che hai fatto il commento sul web, come l'hai definita questa partita? La partita della Salernitana, ti riferisci? No, la Salernitana è che Monza, tutte e due. Allora, io prima volevo dire una cosa sulla Salernitana. La Salernitana, secondo me, va bene, Pisa, che fondamentalmente il secondo tempo ha fatto vedere un bel gioco sotto profilo centrocampo e attacco. E Prontera non mi è piaciuto, soprattutto non mi è piaciuto nel secondo tempo e nel finale. Perché? È vero che c'è stato l'errore di Beghetto che ci ha condannato alla prima rete, è vero anche che poi, insomma, in definitiva Wagner forse ha commesso quell'erroretto e ci è costato il gol, perché la serenità dei giocatori, tutti nel caso sola, che quando prendono la palla su un errore difensivo non c'è niente da fare, al 99% ti seccano, e se andate a vedere è così, anche se non hanno un bel gioco, ma La Salernitana rispetto alle squadre della Serie B, te lo dico con molta franchezza, è quella che mi piace meno. Siamo d'accordo. Tanto per essere chiari, gioca anche un calcio poco spettacolare, e anzi non so come faccia essere la Sul Cine. È la squadra che rispecchia il suo allenatore. È la squadra che rispecchia il suo allenatore, non solo. E poi a questi due giocatori che... Però per tornare al discorso, non mi è piaciuto alla fine, quando c'è stato il parapiglia sul fallo laterale, Prontera ha dato un minuto di recupero e il minuto di recupero, cioè, o quindi un minuto e mezzo in definitiva, manca. È vero che un minuto e mezzo magari può succedere o non può succedere, ma io ho visto tante partite, abbiamo visto tante partite cambiare in un minuto e mezzo alla fine. Quindi non è detto che il minuto che dai in più oltre devi farlo giocare, non che devi finire il parapiglia e poi fischi, dici vabbè, così abbiamo finito. E poi non mi è piaciuto soprattutto Casasola alla fine, quando è andato, cioè D'Angelo è andato da Prontera a chiedere perché non abbiamo, poi non è stato giocato in minuto e mezzo di recupero, non mi è piaciuta la sparata di Casasola e non mi è piaciuto Prontera come ha reagito. E ha reagito male, perché a quel punto avrebbe dovuto quantomeno buttare fuori strada il cartino rosso e poi sul effetto avrebbe dovuto dire, insomma, le cose come fondamentalmente poi sono andate. Ora, la discorso della parolaccia, cos'è, non lo sapremo, non lo sapremo mai, insomma, perché non, poi non, però non mi è piaciuto questo atteggiamento di Prontera, non mi è piaciuto l'arbitraggio, a parte che non mi sono piaciuti le ultime 3 partite come arbitraggio, c'è solo a mettersi le mani nei capelli, perché ragazzi,
Parliamo dell'Inter, partiamo dall'Inter, Irrati, un arbitro internazionale che alla fine sì, ha praticamente insegnato la VAR a tutti gli arbitri del mondo. Siamo d'accordo, tanto di cappello, non fa altro che piacere. Non fa piacere vedere un arbitro del genere arbitrare una partita dove praticamente un rigore, io non lo so, ma secondo, a parere mio, inventato, vabbè, ormai mi sembra che siamo d'accordo, non si può più recriminare, annulli una rete, in definitiva siete l'arbitro, in definitiva se il guardalini vede una cosa e te ne vedi un'altra, uno va là, si discute e si guarda e quindi in questa maniera ti fai riferimento, ma noi si è già discusso anche diverse trasmissioni fa sul discorso del VAR, no? Cioè perché ti certo, fare, certo vuoi fare, sì, mi certo, vuoi fare riferimento certo, a quello, cioè, certo, lo capisco abbastanza bene, cioè noi l'abbiamo criticato più di una volta, no? Questo argomento, quindi si è già detto un sacco di volte, perché chiaramente in Serie A questo avviene, in Serie B in realtà che doveva venire nel girone di ritorno, guarda caso, era previsto, diciamo, di fare l'introduzione, il girone di ritorno, l'introduzione del VAR, in realtà poi con una dichiarazione ha detto no, si farà e non si fa. Cioè, questo la ritengo veramente scandaloso, insomma, no? Non so se ne avete parlato, ma il presidente Balata alla fine del, diciamo così, del girone di andata, insomma, o comunque eravamo a dicembre, alle soglie di primi di dicembre, se non erro, e disse allora metteremo il VAR appena, diciamo, nel girone di ritorno. Poi la Cannes si sveglia e dice no, ma gli arbitri non sono mica pronti. Ma come gli arbitri non sono pronti? Questo, allora, no, te lo dico perché noi, te lo ricordi, no? Cioè, sempre detto le designazioni arbitrali sono nella Serie A e Serie B, sono uguali, e quindi è strano, no, che quello mi gioca in Serie B. Però il numero degli arbitri è sempre lo stesso, e qui è un problema di costo e di uomini. Di costo e di uomini, ragazzi, quindi non è che si può dalla mattina alla sera inventarlo, No, no, ma questo è follia. Siccome la Serie A è troppo più importante... Scusami, allora evitiamo di fare proclami. Questo è evitiamo discorso. Di fare proclami questo inutili. Allora uno dice proclami, non ne facciamo. E quest'anno è andata così, Covid, non Covid, abbonamenti non ci sono, biglietti vengono meno, eccetera, eccetera. E tutto quello che gira intorno. E allora evitiamo, secondo me, di fare proclami così e poi sprombattuto. Questo è vero. Evitiamo, basta, cioè, voglio dire, ormai si gioca così e si finisce il campionato così. Allora, e dice il VAR come l'anno scorso, lo mettiamo solo nei play-out e play-off. Allora, va bene, per l'amor di Dio, che problema c'è? Però evitiamo di fare queste piazzate. Anche perché secondo me non sarebbe neanche corretto mettere il VAR a metà del campionato. Perché? Questo posso esserti d'accordo, Giovanni, ha ragione anche lui, dicono le facciamo le dichiarazioni, no? Questo è l'altro discorso. Lasciamo stare queste dichiarazioni. Poi si dice, si partirà l'anno prossimo. Ma l'Italia è il paese dove i politici fanno le promesse, non le mantengano mai, quindi figurati, no? Non è che sia un grosso problema. Oggi dicono, se dopo l'altro ho cambiato e sono diventato da un'altra parte, e quindi chiaramente su quello bisogna, c'è questo trasformismo continuo che non si può, diciamo... bisogna prendere atto da questo punto di vista. Ecco, ma invece ho visto una squadra molto forte che gioca bene, il Pisa nel col Monza, veramente ha dato prova di dimostrazione, diciamo, di maturità tecnica, no? E poi anche il fatto di aver fatto due gol. E poi anche il fatto che si è sbloccato Palombi, diciamo. Ci voleva arrivare. T'ho anticipato. Beh, molto... io e si gioca di anticipo, qui si gioca a pallone, quindi mi gioca di anticipo. Ok, anticipo. Dico il fatto stesso che ci tirava, dico non poteva. Il primo poi si doveva sbloccare. Non era che possibile, poteva... insomma. Già il fatto stesso che pali traverse vuol dire che ci tirava. Dissi, non andrà sempre male, infatti sono contento di questo e si è sbloccato. Poi ho visto quella partita, anche mi è piaciuto molto, ma non è una novità a Mazzitelli. Io non so se te lo ricorderai, no? Cioè, noi abbiamo il gruppo anche su WhatsApp, cioè, quindi insomma, quando abbiamo fatto il commento, io ho fatto la mia giudizio, diciamo, di valore. Scolastico,
tanto per rimanere con. Io ho dato anche un voto abbastanza alto, se ti lo dirai, io ho messo 2-9, guarda caso, proprio a tutti e due, che sono, esatto, sì, che secondo me hanno veramente fatto una prova esemplare. Io condivido, no? Condivido. Poi diciamo che il Pisa, ecco, cosa si può dire del Pisa a Monza? Io se dovessi dare un titolo direi la partita perfetta. Sì, beh, insomma, l'unica cosa, l'unica cosa che mi ha meravigliato, ve lo dico con molta franchezza, questi giorni ci ho un po' riflettuto sopra, no? È che il Monza è veramente una grossa squadra, non voglio diminuirle i valori da un punto di vista di singoli, certo, cioè, sì. Quindi da un punto di vista di valore, diciamo, dei singoli giocatori, non c'è dubbio che è una squadra che ha uno spessore tecnico superiore, potrebbe secondo me giocare anche in Serie A tranquillamente, però nella partita però ha un allenatore che non ha trovato un amalgama complessivo della squadra, no? Perché insomma, se questo gli va detto. E poi in questa partita, in partita col Pisa, ho visto delle grosse svarioni difensivi, no? Hanno lasciato molti spazi, però noi siamo stati bravi a fare una cosa che generalmente non facevamo. Generalmente il Pisa, e questo è tutto merito di Mazzitelli ovviamente, che è cresciuto in maniera esponenziale, Mazzitelli, la crescita di Mazzitelli è fondamentale, perché tanto poi, bene o male, le partite si vincono al centrocampo, anche se poi se magari fa un errore un difensore oppure un attaccante sbaglia un gol a porta vuota, è ovvio. Però abbiamo fatto una cosa, grazie a Mazzitelli, che prima non facevamo, o quantomeno non l'abbiamo mai fatto, la verticalizzazione. Perché noi portavamo palla verso la tre quarti, poi si allargava indiscutibilmente o a destra o a sinistra per il cross. Invece i due gol sono venuti tutti e due su due verticalizzazioni di Mazzitelli, che poi la seconda in assoluto è una cosa che se la faceva Xavi o Pirlo lo faceva vedere chissà cosa, perché ha fatto un dribbling in area di rigore rischioso, se vi ricordate, poi testa alta, è uscito fino a metà campo. Palombi, e qui è una cosa studiata in allenamento, gli ha dettato il passaggio, gli ha dettato col suo movimento, e lui c'è da dentro, e lui gliel'ha messa proprio, grazie, questa è una, questo è una cosa meravigliosa, però finalmente si comincia a vedere, insomma, anche io capisco tecniche di gioco. Io capisco che quando giochi in casa, come giocherai anche a Lempoli, forse non lo so, perché Lempoli è una squadra che gioca aperta, però un'altra, per esempio, è una squadraccia Lempoli, ma può darsi in Pisa, per le qualità che ha, ci hanno già fregato dei punti già all'andata, lì si poteva tranquillamente fare. Quando si è giocata a Empoli, ci hanno massacrato il secondo tempo. L'anno scorso ti riferisci? No, quest'anno non c'è da dire. Nel secondo tempo hai ragione te, ma il primo tempo si poteva tranquillamente giocare alla pari. Avevamo giocato alla pari con loro, certo, ma poi dopo sulla 90 addirittura l'avevamo mandato in vantaggio. Anche quest'anno è stato in vantaggio. Comunque, a parte questo, dicevo, l'Empoli, forse il Pisa, con la qualità che ha a centrocampo, con Booker e Mazzitelli, appunto, gioca meglio contro queste squadre. È chiaro che se te giochi la partita dopo con il Vicenza, no? Le verticalizzazioni in casa non le puoi fare, perché questo davanti ce l'avevi un muro. Semplice, no? Ma io, sai Giovanni, su questo parlavo questa settimana con Leoni, che voi lo conoscete, no? E faceva anche l'allenatore, fa l'allenatore ora per i giovanili, quindi insomma. Ho l'allenatore disoccupato, perché un po' giocato. L'allenatore disoccupato. E gli chiedevo, stranamente, no? Cioè, perché questo è un problema che poi voglio esporre anche a te, gli chiedevo, fondamentalmente, siccome adesso non c'è pubblico, non c'è nulla, non c'è uno stadio pieno, tanto per essere chiari, quindi si gioca a porte chiuse, quindi i risultati delle squadre esterne, si è già detto più di una volta, ma lo voglio ripetere, fanno più risultati ora in esterna che in interna. Cioè, quindi il fattore campo, come dici te, no? Quando te una squadra viene a giocare a Pisa all'Arena Garibaldi e dice mi faccio il catenaccio perché mi devo difendere, voglio portare via un punto o voglio giocare di rimessa, non ce l'ha
più questo stimolo qua, perché vengono e si gioca tutti a viso aperto, alla pari. Dove vai, vai, te la giochi fino a fondo, quindi ti giochi il risultato. Sì, l'aspetto ambientale un po' incide, ribadisco, l'unica differenza sono le misure dei campi e i terreni, magari quelli in sintetico, che chi è abituato a giocarci è avvantaggiato rispetto a quelli che ci vanno una volta ogni tanto, questo è il dubbio. Poi per il resto, certo, ma manca tanto, e secondo me manca soprattutto lo stimolo per certi giocatori, capita proprio a proposito, ma indipendentemente da come andrà a finire. Ma voi mettete il derby Milan-Inter con un punto davanti all'altro, al giallo a zero o con 80.000 persone? No, non mi metti dietro nella piaga. Sei partito da lontano, vorrei che tu mi mettessi fuori con la piaga. No, per niente, anzi, io ho fatto... Era un'occasione buona, se pensa che... No, io ho fatto una considerazione che forse per gli astri non era il weekend ideale per Galleani, insomma, perché ha perso 2-0 con Spezia, altrettanto 2-0 con lo Spezia, perché Galliani, anche se è del Monza, resta sempre tifoso milanista. Però dico, un derby che sono non so quanti anni, che c'è 10 anni vincere lo scudetto della Juventus, Inter e Milan prima e seconda un punto, 80.000 persone, era tutta un'altra cosa, è una partita diversa. Permettila, tanto che ti segua, che poi dopo si ritorna sul pitch. Come questo Spezia, lo Spezia c'è un grande allenatore, c'è italiano lo Spezia, siccome in Italia gli allenatori sono tutti un po' ignorantelli, e mi fa l'idea che vanno quasi tutti a lezione d'italiano, sai? Sì, E come la vedi? Sì, la vedo così, io avevo fatto anche dei video in merito quando hanno giocato... Perché mi incuriosisce, perché volevo... No, quando hanno giocato i playoff... Doveva essere una squadra materasso... No, non è così, io l'avevo detto, l'ho sempre detto, che lo Spezia con l'italiano ha trovato un po' come D'Angelo col Pisa, ecco, diciamo così. Ha trovato, è un allenatore che ha trovato la via giusta, ha impostato bene la squadra e sfrutta bene quello che ha, che non è da tutti, basta andare, diciamo che c'ha l'entusiasmo di Brocchi, ci ha detto tutto, c'ha il mondo umano e non lo so usare. Scusami, io volevo finire il discorso del Monza, comunque sì, è vero, Maxi Telli, io ho visto bene al di là della difesa, quindi Wagner, Caracciolo, Lisi e Birindelli, perché Birindelli, ragazzi, ha fatto una partita, anche Birindelli è cresciuto molto nelle ultime due partite. E poi un'altra cosa ancora, Quaini, perché io Quaini l'ho elogiato anche nel mio video, e secondo me Quaini, ragazzi, però il modulo 4-3-1-2 mi sembra che sia quello ormai assolutamente. Sì, 4-3-1-2, però poi facci caso, è andato su un 4-4-2. Era più 4-4-2. Perché era più un 4-4-2, con Siega, capito? Cioè, nel senso, secondo me ha azzeccato bene anche 4-4-2. Perché? Perché comunque sia il Monza ti dava lo spazio, dava proprio lo spazio per avere questa aggressività, e quindi secondo me ha fatto bene a mettere un 4-4-2. Comunque a me Quaini, ripeto, mi è piaciuto tanto, e veramente secondo me sto ragazzo troverà veramente, se continua così ovviamente, troverà dei buoni sbocchi e crescerà sempre di più, questo è il mio pensiero. Considerando la presidenza e la dirigenza del Monza, la battuta è stata più che scontata. Voi ci avete quattrini e non ci sa Quaini. Però se posso spezzare una lancia una piccola lancia a favore di Brocchi, che per me è un allenatore scadente, premetto, però non è facile. Perché ce lo tengo? No, però cioè, me lo domando io. Aspetta, però cioè, non è neanche facile allenare una squadra, perché questi ogni mese gli hanno mandato un giocatore nuovo, Cioè, non è che l'ha presa ad agosto la squadra. Questo è successo un po' anche a noi. Sì, no, che è successo a noi? Noi abbiamo tenuto lo zoccolo duro, ma poi ci abbiamo fatto delle linee. Sì, no, ma questi li hanno cambiati tutti, poi c'è una cosa che io non capisco, perché io il Monza l'ho visto abbastanza, non tantissimo, ma abbastanza, perché tutti siamo stati un po' curiosi, no, di vedere il Monza. A parte quel povero uomo che è entrato e che non si è giocato l'ultima mezz'ora, 11-10, no? Però qualcosa non quadra, perché ho visto un'involuzione, mentre a
ad esempio noi, come ho detto, le ultime due partite di Mazzitelli e Birindelli sono state fenomenali, ha avuto un'involuzione da quando è entrato nel Monza di U, che a Pordenone era un fenomeno, segnava tutte le domeniche, cioè, siamo tutti turni perché domenica ormai si gioca poco, venerdì, sabato, lunedì, martedì, mercoledì, orario fisso. Ecco, quindi anche l'orario giù più fisso. E non capisco perché non diano viceversa fiducia a quel tracagnotto di polacco che a me sembra di molto buono, c'ha un nome pronunciabile, Guicek, insomma, però cioè, quindi c'è quello loro. Vabbè, il problema è loro. Comunque, io se tu vado tanto spesso e volentieri con il fuorigioco, avete visto? Cioè Pisa ha azionato bene anche l'Atletico nel fuorigioco. Ma un centravanti che non fa un tiro forte, ragazzi. Non è il problema del centravanti, secondo me il problema lo sai qual è? Che lì c'è troppe prime donne. Sì, vabbè, questo è chiaro. Quello è il problema. E Brocchi non è in condizioni, ripeto, sempre secondo me, di gestire la situazione in campo. Lui, secondo me, gli sfugge dalle mani e questi giocatori pensano di riuscire a fare. Ma non è così. Cioè, non è così. Guarda Boateng. Al di là del discorso. Ma ragazzi, ma dei giocatori assediamo veramente. Boateng, Dio, ma c'è Frattesi. Ma andiamoli a vedere. Cioè, giocatori. Ma di là. Certo che sì. Ora tanto per dirne uno, Balotelli, tanto per dirne un altro. Cioè, ma viene qua si fa la sfizza, no? Ma alla fine erano niente perché Pisa ha saputo gestire quello che ha, cioè o meglio D'Angelo ha saputo mettere in campo e gestire quello che ha, quindi di conseguenza è così, noi siamo venuti fuori e loro si sono... Ma infatti a parte il rigore, quello di Coso, poi loro... Ma il rigore che poi, poi andiamola a vedere un attimo infatti, il rigore, perché io l'ho detto che nel mio video che ho fatto... Cioè, voi andate, andiamo a analizzarlo quel rigore, vogliamo dare rigore? Sì, va bene, diamo il rigore. Si può dare. Perché al Pisa non si può dare. Si può dare. Però volevo vedere. Boateng si mette lì, alla fine, Gori glielo pare. La partita si è chiusa lì. Sul rigore. Ditemi voi, la partita si chiude sul rigore. Il rigore a quel punto loro sono andati perché in picchiata. 2-1 si poteva riaprire, è stato con la Salernitana. Esatto. Era quindi la parata di Gori è stata quella che diciamo provvidenziale che ha sentenziato la vittoria. Io me lo sentivo che lo parava. E oltretutto non era più volta che pare rigore. Allora, intanto mi devi dire, cioè, lo sai, che discorso su portieri che. Bisogna... Ho detto che abbiamo tre portieri validissimi, ho detto, tutti e tre. Cioè come portieri siamo meglio lui o invece Belli. No, Belli. Ma qui non si tratta di una gara fra portieri quelli. No, ho capito. Bravo cosa. Ora c'è Gori. Ma se tu fossi D'Angelo con l'Empoli, chi metteresti in porta? Basta dire. Io non sono D'Angelo, deve decidere lui. Ma se tu fossi. Ma senti, a me non piace prendere posizione chi. Comunque, scusa, ma se uno. Però, guarda, allora te lo dico io. Però si va sul sicuro, insomma, uno dei tre portieri, noi si va sul sicuro. Io anche Perilli ha dimostrato. Però, era molto migliorato, cioè, però all'inizio voglio dire. Io te lo dico, l'ho criticato anch'io, insomma, nel senso che cioè, abbiamo. Io ho criticato veramente tanto. Io col video mio della spalla penso che avrei toccato il fondo, perché ci siamo trovati a prendere 4 gol con la Serenità, 4 gol con Vicenza. 4 gol con Cittadella, 3 gol con l'Empoli e alla fine 4 gol con la Spagna non ci ho più visto, sì, da tifoso però... non ci ho più visto, ma nel bene, perché sia chiaro, sempre nel bene, perché la fede è quella, peace, basta, cioè, però alla fine, dopo uno dice, ma certo che si fa, fine è costruttivo, poi c'è qualcuno, aver toccato il fondo in questa maniera, secondo me ha dato quella di ricostruzione, tant'è vero anche D'Angelo, guarda caso, ha dovuto prendere le contromisure, perché chiaramente questa sfilza di Go che si prendeva, eravamo la difesa più filata, più perforata, c'era
cioè voglio dire, la svolta è stata da Ascoli, guarda caso. Ma anche se all'inizio si è visto nero, all'inizio si è visto nero, ma quando ha fatto il cambio, però lì hai visto un cambiamento, no? Cioè, sì, evidentemente anche D'Angelo ha ragionato su qualcosa, ma che insomma evidentemente sì, è un allenatore che si può amare, non si può amare, chiamate come vi pare a voi, però sicuramente è una persona che riflette soprattutto nelle partite, guarda, le sa leggere da un punto di vista tecnico, no? Poi può anche sbagliare inserimento. No, ma secondo me, io spezzo una lancia, ma l'ho sempre detto, anche nei miei video su YouTube, non era colpa di D'Angelo. Secondo me non era colpa di D'Angelo. Erano i giocatori che avevano perso secondo me la via. Avevano perso la via. Quando prendi 4 gol, cioè a partita, e ti comincia a diventare pesante, cioè, capito? C'è un fattore psicologico addosso, cioè, che ti dice e ora bisogna tirare avanti la baracca, fa punti, e se questa è la realtà, te prendi solo gol, quando perché c'era l'errore del portiere, Perilli, quando per la difesa si sentiva anche molto più insicura, ti devo dire terzini. O non facevano terzini, tanto per essere chiari, cioè, diciamocelo anche in questa in questo frangente, perché insomma terzini non era un po'. Andavano avanti e c'era. Se proprio devo dirti la mia, io il merito lo do tutto a Perilli, nel senso. Addirittura. Ti spiego. Sta dando ragione a lui, fermo restando che ora essendo tornato gol, le gerarchie nel calcio esistono. Sarebbe come Fangio A, che ti posso dire, come si chiama quello della Juventus estano, Frambotta. Frambotta e Cristiano Ronaldo. È già che serve Cristiano Ronaldo, se c'è. Questo per contratto, Indipendentemente, ma ecco, perché do tanto merito a Perilli? Perché un portiere che prende 24 gol in 9 partite non è facile. Non è facile. E se questo. Ha ragione lui quando dice che non facevano cosa, ma perché la difesa è un tutt'uno. La difesa era composta dagli stessi giocatori dell'anno scorso: Mirindelli, Lisi, Belli, Bagnè, Benedetti e Caraccio. Cosa c'era di diverso? Portiere. E se il portiere, che era 2 anni che non giocava, si dimostra giustamente, direi logicamente, incerto e insicuro, e non dà sicurezza nemmeno agli altri componenti. E questo è un meccanismo, no? Un effetto domino. Perché dico che è stato bravo Perilli? Perché Perilli si è riscattato proprio nella partita decisiva, quella con l'Ascoli. Perché se ve lo ricordate, quando noi si era sotto 0-1, lui ha fatto 2 grandi interventi, che se si andava sotto 0-2 la partita era finita. Poi invece l'abbiamo recuperata e si è vinto 2-1. Questa prestazione di Perilli poi ha fatto seguito anche le altre, probabilmente ha fatto scattare un meccanismo ed è stato bravo il giocatore a non abbattersi, dimostrazione che non è a livello di Gori dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale ha tenuto la squadra in partita. Questo sono d'accordo con te, ci mancherebbe. È stato bravo, capito? Però non è. Io poteva andare, avrei notato anche un altro passaggio, ma questo forse vale un po' per tutte le squadre, no? Certo, anche quello è inciso, è ovvio, però ripeto, i giocatori sono sempre stati gli stessi, anche l'anno scorso noi si giocava a volte a 3, a volte a 4, no? Per esempio, a Cremona è ritornata a 3 e ha fatto più danni alla grande. Quindi volevo dire proprio io. Quindi? Cambiato modulo, Quindi quello è il modulo e quello è. Infatti a Cremona c'è stato un approccio sbagliato alla partita e lì, come ho detto, secondo me D'Angelo e Taddei non hanno valutato bene la forza della Cremonese su quella fascia. Giovanni, volevo chiederti questo, no? Ma anche la preparazione tecnica la voglio buttare sul campo, no? Perché quest'anno perché noi quest'anno si è ricominciato il campionato. E quindi Perilli chiaramente, guarda caso, noi avevamo Gori, che era ormai una cosa assodata nello scorso campionato, quando poi lui ha preso un'altra strada,
ovviamente ci siamo trovati a dover impiegare il portiere in qualche maniera in sostituzione di Gori. Certo. Quindi Perilli si è stato buttato in campo in qualche maniera così, no? Cioè senza. Beh, però aveva giocato tra le ultime due, quindi sapeva di essere lui il titolare. Sì, però capisci un conto, te c'è davanti una persona che ti ha giocato tutto un campionato. C'è un affiatamento con la difesa, come dicevi te, con Modri, come ti pare a te, sapeva fare intervenire, sapeva uscire, quindi se dava sicurezza. Infatti, in qualche maniera quella è la forza di Gori, la forza di Gori, la sicurezza, hai visto anche perché il Monza non ha creato tante azioni dal gol, però ha creato molti cross, sì. Avete visto Gori come ci esce? Infatti. La sicurezza il portiere la dà nelle uscite, perché poi anche Gori ha fatto una cappelletta, sul tiro di grosso, che poi dopo Boateng era fuori. Ma lì era una cappelletta, dire, lo dici te, è una cappelletta. No? Però l'uscita è quella che dà sicurezza alla difesa. No, per carità, in una partita... Ha ragione lui, questo è fatto. Ma l'uscita non è bravo, dove te dimostri il famoso... Ti ricordi lo disse qui, trasmesso dal Mia? No, lo disse da Marino. Il famoso Mia, capito? E si sente. Sapessi quanto vuol dire? A mio avviso non è bravo quel portiere che non sbaglia mai. È bravo quel portiere che sbaglia di meno. Maurizio, il problema di fondo è un altro. Che se sbaglia il portiere dietro e c'è la rete. Lo so. Intanto per essere chiari. E un ce n'è, capito? A vie alternative, diciamo questo, che il portiere è il primo dei capri espiatori, quindi voglio dire, certo, cioè, però, la difesa può sbagliare e il portiere ti può salvare, certo. Tanto per essere chiari, no? Ma se sbaglia il portiere su questo, però a volte ci può essere qualche uscita vuota, però la palla finisce poi, diciamo, sul fondo, ecco. Beh, è successo, è difficile. Una è successo, è difficile, però, vabbè, quello senz'altro, però alla fine la partita come il Monza, no? Che se ne dica, sì, la squadra tutta ha giocato, l'ho detto, ripeto, riballo ormai, l'abbiamo già sviscerata, però alla fine voi vi immaginate se al 76esimo, se non erro, entrava a rigore? Se entrava rigore era un discorso psicologico della squadra, partita, no? Cioè, hai tenuto campo, nel primo tempo sei andato vicino, perché Palombi, non dimentichiamo che su angolo, e il portiere del Monza si è trovato lì perché è stato distinto, perché sennò quella era un 3-0, a quel punto la Saracinesca la potevi anche abbassare, secondo me, però quando te arrivi al 75esimo, 76esimo, se non è rischiato di fare come con la Salernitana, quindi è un attimo che comunque sì, quello sono stati, però perché te psicologicamente hai retto, poi Gori ti ha parato il rigore e allora l'entusiasmo va, ha dato più entusiasmo, e infatti loro non hanno più tutti sono più avvicinati alla 3-4, facci caso, questo vuol dire tanto per un giocatore quando è in campo. A parte, capito? Io sarò fazioso, ma no, però ti volevo chiedere una cosa, no? Allora, noi in realtà abbiamo fatto, almeno in questi ultimi tempi, quello che ho notato, poi dopo lo sento anche te, Maurizio, quello che ho notato è che... O meno parla e meglio è. Tanto parla giù, ma... mantenimento del risultato. Certo. Ok? Cioè, che è un fattore fondamentale per questa squadra, no? Perché voglio dire, si parlava prima della Salernitana, vincevi 2-1 e pareggiato. Qui guarda caso c'è stato il miracolo di Gori, e quindi in questo senso si è rimasto sul 2-0. Perché miracolo? Lui si chiama Pani Gori. E si è rimasto sul 2-0, no? Cioè, però, ecco, credo che il lavoro fondamentale in questo senso sia di saper ammazzare la partita, no? Cioè di voler chiudere definitivamente i giochi, che in questa maniera della squadra non dai l'opportunità agli altri di poter respirare di nuovo e di metterti in sofferenza. No, ecco, io credo che dove andare a parare, e io ti do perfettamente ragione, cioè ti do ragione, perché ti spiego il discorso, quello che penso io è che alla fine, quando te sei al 76esimo, quello che sia, ti hanno parato un rigore, prendiamo il Monza, a quel punto ti devi tenere palla il più possibile, o meglio,
devi cercare di andare avanti, fare gioco, passaggi, non passaggi, arrivare in fondo magari e tenere la palla lì nella zona, non è, e non perdere palla per creare comunque dall'altra parte, per favorire dall'altra parte una ripartenza, perché è pericoloso. Quindi sono d'accordo. I ragazzi, secondo me, se riescono a capire, cioè a entrare in questo meccanismo, secondo me non succederà mai più come alla Salernitana, che al 90, al 90esimo più 3, quindi al 93esimo. Poi io, per l'amor di Dio, ci sta tutto. No, ma siccome noi anche nel campionato di andata uguale, cioè le stesse cose, cioè, quindi vuol dire che noi abbiamo... Se vuoi la statistica te la do. Dimmela. Intanto senti, io parlo su questo, sei impeccabile. Il Pisa ha recuperato 4 volte il risultato ed è stato recuperato 8 volte. Ovviamente per dire recuperato intendo dire che la partita Vicenza-Pisa, dove è cambiato 800 volte il risultato, esatto, ho preso solo l'ultima, e l'ultima noi si vinceva 4-3 e palla al centro, hanno fatto gol del 4-4, insomma, anche quella è una di quelle recuperate. Certo. A noi ci ha recuperato la Cremonese in casa, ci ha recuperato il Vicenza, ci ha recuperato l'Empoli perché si vinceva 1-0, ci ha recuperato la Salernitana, ci ha recuperato il Chievo, sono 5, poi dov'è che l'abbiamo recuperato in arena, in qualche altra parte, insomma, l'Entella si vinceva 1-0, si è perso 2-1, certo. Quindi insomma c'era una diversa, e ne abbiamo invece recuperate 4, quindi chiaramente questo, e quindi il differenziale non è a scapito. A Venezia si vince a Venezia, giustamente, e quindi siamo a 7, me ne manca una, vabbè. Ma, però guarda caso, metti tutti questi punticini dentro la classifica, e te oggi potresti avere sicuramente, noi non ci siamo mai montati la testa dicendo che questa squadra deve avere ambizioni molto alte, no? Però siccome questo campionato è un po' più livellato, mettiamoci, sia verso l'alto che anche verso il basso, no? Che l'altro anno c'era il Livorno in basso e il Benevento. L'anno scorso il Benevento quest'anno ammazzava il campionato, qualsiasi squadra incontrava. Con la Reggiana alla prima giornata si vinceva 2-1. Bravo. Sono tutte 8. Filotto. Restando 8. Voglio dire 4, perché 4 l'abbiamo recuperato. 4. 4. Ma 4 vuol dire 12 punti. No, vuol dire diciamo 8. Onestamente, perché insomma 12 punti sono, no, per 3, no, 12, 8, 8 a matematica, no, eh. No, 8, perché se col Chievo la sono fa, se col Chievo a matematica era abbastanza bravino, io ce l'ho con voi che siete a scuola, perché naturalmente siete una razza, se col Chievo la Salernitana fa bocce anche a scuola, se col Chievo la Salernitana avessi vinto pigliavi 2 punti in più, no? Sì. Capito? Ok, 4 per 2 è 8, ho capito, ma è stato 8, te fai conto, 31 più 8 sei a 39, sei secondo in classifica, un campionato diverso, sicuramente la salvezza ci è arrivato, tanto per essere chiari, però anche se è inutile parlare di questo, perché bisogna pensare alla partita prossima. La salvezza a che punto è? Come la salvezza? Come punteggio? No, voglio sapere a che gradino arriva, perché non la so, ecco, sì, non lo so, perché so, vedo che anche le squadre di sotto si muovono, sì. Ma il fatto che si muovono tutte dipende, no? Punti che fanno anche quelle di sotto, grazie, questo è arrivato la palisse, una cifra precisa in questo momento non mi viene a... La cifra bisogna fare una proiezione, non ci sa andare, statisticamente non ci sa, no, non ci ho pensato in questo momento. La salvezza, cioè non la salvezza, la zona play out a 23 punti, noi abbiamo 8 punti di vantaggio, 31. 23 punti su 23 partite, quindi sarebbe un punto a partita, così facendo sarebbe 38 su 38, non dico le ultime giornate, le ultime squadre fanno sempre così, ne ha più, però secondo me 42-43 punti dovrebbero essere sufficienti. Sì. 44, siamo quanto, 45. Vabbè, 45 concordo con te. Poi c'è un altro aspetto, che la gente non capisce, specialmente quelli che di matematica non ci capiscono niente, il fatto che è stato zero sempre. Le
c'è il presidente domattina, ci vado dalle insegnanti matematiche, io dico, guarda. Il fatto che le squadre di fondo classifica stiano facendo punti non aumenta l'asticella, esatto, ma la diminuisce perché si levano punti fra di loro. Ora, mi spiace che non mi prende il telefonino, ma per esempio stasera c'è Regina Cosenza, sì, tutte e due non possano vincere. Ieri c'era Reggiana Ascoli, non possano vincere tutte e due. L'anno scorso invece col Trapani e Livorno specialmente, che regalava punti, il Livorno, tutti avevano tre punti in più in classifica, esatto, ecco. Era diventata una classifica falsata. È falsata per questo. È anche vero che il Benevento con Inzaghi li levava a tutti, sì, però, per Dio, però le squadre di vertice si parte dal presupposto che vincano, no? Con le squadre piccole. Ma quest'anno l'Empoli non è il Benevento dell'anno scorso, no. Ma voglio dire, però come la vedi come squadra? Io ti dico una cosa, perché ora non si parla dei torti dell'arbitro a Pisa, ma quel povero disgraziato di Romagnoli gli hanno dato conto due rigori col Monza e con la Spal, che ha preso palla piena, quindi insomma. Quindi hanno ragione a lamentarsi. No, dico, quindi a Empoli. Quello di ieri è stato clamoroso. Ma anche a Monza, anche a Monza, sì. Due partite che vincevano 1-0, finite 1-1 per due rigori. Insomma, te dai 4 punti in più all'Empoli e levale una alla Spalle e una a Monza, e poi quale differenza c'è fra l'Empoli e quell'altro? Ma non è che loro vengano a giocare ora con la Grinta e con Cosa Pisa, insomma, visto che loro giocano, loro hanno solo un grande giocatore che timbra tutte le partite, che è Mancuso. Questo anche a Ferrari ha fatto un gol spettacolare, visto? È un grande giocatore, c'è poco da fare, insomma, questo averlo in squadra, certo che in un campionato ha fatto. Ecco, se giocava in Serie A avrebbero rifatto vedere 3-4 volte, cioè, tanto che in un campionato di Serie B no, ci siano due Mancosu e un Mancuso, l'ideale per l'Orsini, tanto per esempio. Mancosu, sì. ne hai fatto un po' di pubblicità, allora, mio Dio, l'amico dei 50. Ovviamente grandi. Senior, senior, non padre. Andrea. Il si confonde, capito? Cioè, questi. Quindi te come la vedi invece la partita con l'Empoli? La partita con l'Empoli la vedo ostica. La vedo ostica perché l'Empoli alla fine io penso che verrà qua. Abbiamo due partite difficili, tutte e due. Tutte e due, però io credo che. La più difficile forse è Empoli. Sì, la più difficile sicuramente. È una squadra Empoli che io credo, l'ho sempre detto, dall'inizio del campionato, l'avevo vista, io ho detto salirà in Serie A, però ecco, non l'avrei data sinceramente in testa alla classifica, io avrei visto più, ovviamente, voi mi direte, è un dato scontato, ma io avrei visto più un Monza, partire, sai, fronte attenti via, a razzo, e dare quei 10 punti come ha fatto il Benevento l'anno scorso. E invece mi sbagliavo, insomma, alla fine. Però io, ragazzi, l'Empoli la vedo in Serie A. Magari non diretta. Per prima, sì, non per prima, no, magari per seconda, ma non credo che vada per me. Curiosisci, la prima quale potrebbe essere? La prima serie. No, perché non per prima. Allora no, non per se la giocheranno, ma io penso che alla fine, per un discorso di una cosa che penso io, andrà su per prima, andrà sul Monza. Ah, quindi quei giochi ci sono dietro. No, non lo so, io la penso così. Poi, per questioni economiche. Per questioni economiche, per questioni di, insomma, di investimenti. Di blasone in generale, non dico di allenatori, perché per l'amor di Dio, io non so come fa allenare questo, ma evidentemente non capisco. Io magari siccome non ne capisco, e quindi dico come fa ad allenare questo? Non lo so, vabbè, così, giusto, ho chiuso la parentesi. Però alla fine penso che il Monza la scamperà. Un po' di allenatori giovani che non hanno nemmeno 40 anni, a me piace tanto quello di Venezia. Giovanissimo, come allenatore giovanissimo. Devo dire che insomma. Venezia ha fatto un partitone l'altro giorno. Sta giocando bene Venezia, devo dire la verità, insomma non ce l'avrei fatta all'inizio di campionato. Io mi ricordo anche il primo tempo ha giocato col Pisa, ragazzi, per mezz'ora ci ha messi lì, la squadra che più di ogni altra ci ha messo sotto, perché per mezz'ora non si è visto palla. Hanno giocato a pallone, bene, con quel ritmo, come tecnica di gioco, cioè veramente ho notato questa cosa.
Cioè, non, guarda, potrebbe essere una sorpresa. Insomma, no. Vabbè, sono lì, sai. E sono lì, e sono lì, però sai quelle squadre che... Ti dici, Venezia per essere in diretto? Sì. No, diretto, no, perché no, si no. Va a giocare... Ma i playoff di playoff, tranquilla. Venezia playoff, io ce la vedo. Sì? Ce la vedo, come ci dicevo, il Frosinone, non lo so. Chievo mi sta un po' deludendo da questo punto di vista. Ieri ho visto la partita, sinceramente. Mi delude un po' perché Chievo l'avrei fatto con ambizioni diverse. Chievo se vinceva ieri era secondo. Comunque Brescia ieri ha avuto un po' di... Cioè è stato proprio positivo il Brescia. E comunque Brescia ha tenuto campo per un buon, insomma, 80% della gara, Quanto è andato a cambiare su Brescia? È un classico, presidente. Vino, ragazzi, è lui. Ma questo l'ha sempre fatto. Dove sta andando la Serie A? Quando partiti via. Ma come? Via, poi ne danno altri due, dice. Via, assomiglia un po', se mi permettete, a un allenatore di questa zona, insomma, no? A un presidente di questa zona, di questa città. No, sì. Forse l'ho conosciuto. Te l'hai conosciuto, siamo a Livorno noi. Claudio, nella sua vita di presidente al Pisa, Romeo ha commesso una sola cazzata. Perché no, poi... parlavo di un presidente di Livorno. Parlavo di Romeo. Romeo al massimo ne cambiava una a stagione, non di più. Sì, però sì. L'unica vera cazzata che ha fatto fu l'anno che mandò via Vinicio. Perché Vinicio, con Vinicio noi ci si salvava Vinicio anche quell'anno lì. Pace, Vinicio è pace, lo so. Però... però questo mi fa un po' però voglio dire, a volte il cambio di allenatori dà gli stimoli giusti, no? Alla squadra, cioè dà una scossa dentro, insomma. Hai visto Breda? Breda a Pescara. Allora hanno mandato via Oddo, va bene? Sì. Hanno preso Breda pensando di... Allora è venuto a Pisa, la prima partita che ha fatto Breda ha fatto Catenaccio. Ma non poteva fare altro che Catenaccio. Cioè alla fine mandatelo a vedere il Pescara. Cioè ha fatto un calcio mercato, diciamo, un mercato di riparazione a gennaio. Alla fine Tabanelli in prestito, va bene. Ha preso 3-4 elementi, se non erro, il centrocampo. Sì. Ma in definitiva roba da poco e poi tutti presto. Cioè l'allenatore d'accordo, ma capito, ma siccome sei meglio di me che quando la squadra non fa risultati, ok, e non c'è nessun altro capo espiatorio che è quello dell'allenatore, ok, d'accordo, perché all'interno Romeo mandava anche i giocatori in ritiro per la settimana, però sì, Romeo diceva anche non si può mandare via 11 giocatori, è chiaro che si manda via l'allenatore. Però c'aveva il coraggio di criticare i giocatori. Questo devo mandare a riconosciuto. Perché su questo Dio Buono veramente non le mandava a dire. Mi sono trovato personalmente a delle rimbalzate, insomma, notevoli. No, faceva delle sfuriate. Io l'ho vissuta. Cioè, voglio dire, i giocatori si pigliavano la sua risciacquata come c'era. Lui non lasciava nulla al caso. Lui, se qualcuno il lunedì si muoveva da Pisa, lo doveva sapere, se no guai. Guai, eh? Vabbè, quante volte la... No, ma mi ricordo anche due giocatori che erano andati lunedì, erano andati a casa propria senza avvertirlo, convocò tutta la squadra in sede e no quello che gli disse a questi due giocatori, quello che non gli disse. Sì, lo so. Ma volevo di chiederti una cosa, perché siccome ti sei un social dipendente... Sì, penso sì, di sì. Sono molto sociale. Sì. Allora, tu hai fatto su social gli auguri a due giocatori. Certo, infatti ci volevo arrivare. Bertone. Ho fatto gli auguri a Alessandro De Vitis e a Lorenzo Mazzetti. Ma hai avuto risposta da loro? Io sono curioso. La risposta. Di solito quando si manda un augurio, cioè di solito social in questa maniera. Hanno apprezzato. Con più giorni anche oggi. Hanno apprezzato, sono due bravi ragazzi. Poi ci hai parlato con loro? Ma io
ci parlo spesso, ci parlo. No, no, quello non si può, assolutamente. Parlo spesso, insomma, e De Vitis ci parla anche volentieri perché tra l'altro è un ragazzo educato e una persona di cultura, oltre a saper giocare, oltre a saper giocare. Poi c'è una cosa, quindi, tra l'altro, lui non se ne fa scappa una appena arrivano, Cioè, i giocatori nuovi conoscano prima Schiaccia degli altri compagni di squadra, dell'allenatore, capito? Perché lui li blocca subito a San Piero, foto. Poi intervista. No, aspetta che intervista non si può. Non si può, ci vuole il permesso. Quello che mi fa ridere anche le fotografie. No, le foto le può fare. Fotografie sì, ma le interviste ci vuole il permesso di Riccardo Silvestri. Se no, sono passibili della di detto, della detto stampa, ma anche delle altre società uguale. Quello che mi fa ridere a me è che lui si faccia una foto col giocatore nuovo, ci sta bene, ma ne fa 10 tutte uguali e le pubblica tutte e 10. Che ne fa 10 tutte uguali? Oh, allora, l'amica del sei tremendo. E poi giusto, tanto siamo comunque auguri ad Alessandro De Vitis da parte di tutti noi, certo, e a Lorenzo Masetti, certo che sì, oltre che a Luigi Simoni che è ex giocatore il 15, del 15, anche Alessandro Bertoni è nato oggi. Ah, e allora ci associamo. Oh, hai visto, questo non lo sapevi, ma lui te l'ha data. Lui è più storico di quelle, sa delle cose che io non sapevo. Anche l'altra volta mi disse di un giocatore che aveva segnato al Pisa diversi, era una bestia nera del Pisa, io non me lo ricordavo. Ma poi te ce l'hai andato a fare, ti sei andato a... Certo. E dava ragione? Sì, ha ragione. Ha ragione. No, perché no, ma Giovanni fa degli articoli poi specialmente sui giocatori, diciamo, storici. Ah, che a proposito, lo sai che oggi è il compleanno anche di coso? Che c'ho anche un'amicizia su Facebook, di Pulitelli. E allora auguri anche a Pulitelli, che è stato a Pisa, è stato a Pisa un anno solo, però segnò la rete del 3-0 col Montevarchi, che ci evitò la retrocessione in D, a quell'epoca. Comunque, Alessandro De Vitis, ci tengo a fargli l'auguri in particolare perché è veramente una persona... Sa mica se Alessandro De Vitis le vede queste trasmissioni mie? Io quello non lo so. No, perché se la vede io gli auguri non glieli faccio perché non mi ha accettato l'amicizia su Facebook. Ma sicuramente tutta roba tua, però ascolta, evidentemente non è che possa stare sempre su Facebook, ci avranno avuti degli impegni, ma te devi sempre trovare le giustificazioni a tutti. Vabbè, ok, chiudiamo questa parentesi di, diciamo, dei social, perché insomma sarebbe comunque divertito. Poi volevo ribattere su una cosa, si parlava delle squadre di alta classifica. Io posso essere d'accordo che il Monza vincerà il campionato, anzi avvalorerebbe ancora di più la nostra vittoria e anche il nostro pareggio all'andata, quindi che lì si è preso. Ma il Lecce lo vedete in questa roba? Il Lecce lo vedo più nei playoff, però sinceramente per le prime posizioni vedo Empoli, dico la verità, Empoli per primo, poi Monza e Salernitana. Però voglio dirti una cosa su questo. Anche se gioca come su questo voglio invece far riflettere, no? Che intanto abbiamo gli ultimi 3 minuti di trasmissione e quindi un minuto per uno. Che noi giochiamo meglio con le squadre di alta classifica, con quelle che ci permettono di giocare. Ora una differenza però. Che nel girone d'andata noi vincevamo sempre con le squadre al di sotto di noi e perdevamo con quelle di sopra. Ora sta facendo il contrario, abbiamo perso con l'Interna e con la Cremonese che sono sotto e si è vinta a Monza e anche col Brescia, per esempio. Quindi voglio dire, è un po' questa invenzione di mentalità, di gioco, non so, come la pensi? Sì, io anche se gli ultimi che abbiamo fatto con l'Interna, sapete, no? Io penso così, che quando ricevi un torto, specialmente con l'Entella, cambia, perché un gol annullato e un rigore che l'ha visto solo lui in tutta Italia, io penso che alla fine moralmente sei a terra. Sei a terra e lo sei di più quando arrivi poi in fondo su Gucker,
che fanno fallo, quello tira fuori i gatti, tira fuori il cartino, si accorge di averlo già ammonito e allora prende e va e dà il giallo a un altro, quello dice io, l'hanno preso, cioè, la prendo, cioè capisci? E mentalmente a quel punto sei azzerato, te sei azzerato perché te hai subito un rigore, ti ha annullato un gol valido e poi hai preso un'ammonizione che doveva essere un'espulsione, esatto, quindi sì. Certe partite hanno la sua storia, quello che voglio dire io. Tante partite, certe partite hanno la sua storia e quindi sì, è vero che c'è l'inversione di tendenza, ma è anche vero che le inversioni di tendenza si creano e comunque si subiscono da un certo punto di vista. Certo, no, no. Maurizio, l'ultimo minuto te lo do a te. No, della partita con l'Empoli, sì. Partita chiaramente difficile perché il valore dell'Empoli insomma è indiscutibile, ha dimostrato. E chi temi di più come giocatore? Ma l'attaccante va bene, però tutto l'Empoli nel complesso temo. Però lo temo fino a un certo punto perché ho fiducia, sono convinto che il Pisa saprà prendere le misure e se si prende tre punti con l'Empoli ci cambia il campionato. Io sono convinto di sì. Ci cambia sono convinto campionato. Di sì. Si può fare, cosa si diceva? Ora abbiamo un trittico di partite difficili, Salernitana, Monza, si diceva Monza poi. Abbiamo pareggiato con la Salernitana, abbiamo vinto a Monza. Perché con l'Empoli non si può vincere. Io poi anche il derby, i derby a volte sono diciamo sono partite a sé stanti, come diceva lui Milan Juventus. Senza pubblico non è derby, lo sai. Non è derby, però è sempre una partita in campo, siamo 11 contro 11. Infatti, no. Io sono convinto che il Pisa farà una signora partita. Vabbè, allora, senti, te la chiudo io con una chiosa perfetta. Vai, te la chiusura. Allora, noi siamo reduci negli ultimi due campionati da 3 sconfitte consecutive con l'Empoli. Purtroppo, no? Sì. Questa è la quarta partita. Allora, te devi sapere che sabato Insigne è andato a tirare i rigori con la Juventus e dopo aver sbagliato 3 rigori contro la Juventus consecutivi ha segnato. Quindi anche noi dopo 3 sconfitte possiamo vincere. Si può fare. Ma di rigore anche. No, perché non lo so. Anche di rigore. Anche di Gori, con gol di Gori di testa sul calcio d'angolo. E mi va bene. Allora signore, grazie di tutto. Allora io saluto ovviamente i miei ospiti, saluto soprattutto gli amici che ci hanno guardato in diretta stasera, anche in zona arancione, noi ci siamo, avete visto, noi rigorosamente in diretta ci siamo. Per noi è meglio perché la gente un po' uscì, quindi sta vedendo per forza. Rinnoviamo l'invito a vederci la prossima settimana, sempre qui sul nostro canale di Tele102. Grazie e buona serata a tutti. E forza Pisa. Forza sempre e comunque.